Bene, 21 luglio 2022, abbiamo appena appreso questa terribile notizia della perdita di Luca Seriani, noto linguista e accademico della Crusca. Per l'istruzione e la cultura italiana è veramente una grave perdita. Ne parliamo con Mario Rusconi, presidente ANP Roma, che ha conosciuto Seriani. In passato, innanzitutto chiediamo a Mario un profilo di Luca Seriani, venuto, ricordo, a mancare a seguito di un incidente vicino Roma, Ostia, sul litorale capitolino. È stato investito sulle strisce e da quel momento è entrato in coma e appunto dopo pochi giorni, quest'oggi, è purtroppo venuto a mancare. Mario, cosa ci dici di Luca Seriani? Ma le caratteristiche che io ho potuto notare in Seriani sono due in particolare, la gentilezza e la competenza. Noi abbiamo spesso nel nostro paese molte persone competenti professionalmente che magari sono ruvide, sono poco disponibili. Ecco, Seriani era il contrario. Non è un caso che quando io l'ho sentito per il famoso Dante Di che viene celebrato ogni anno, io ho ricordato come una decina di anni prima, a seguito della lettura di un suo bellissimo libro, L'ora d'italiano, al liceo che dirigevo all'epoca, il liceo scientifico Newton, venne in mente a me e agli insegnanti di lettere di portare i ragazzi di terzo, quarto e quinto anno al chiostro di Santa Croce a Firenze, per leggere pezzi della Divina Commedia. Cioè, veramente, io tra l'altro, essendo un bibliofilo, ho delle Divine Commedie della fine del Settecento, prime dell'Ottocento, quindi non mi è sembrato vero che gli insegnanti potessero con i ragazzi toccare questi libri, perché in un'epoca iperconnessa è importante sempre valutare fino in fondo l'importanza del libro stampato. E facemmo in effetti il primo Dante Di ante litteram, direi, proprio a seguito della lettura di questo libro di Seriani che ci aveva riempito di entusiasmo e poi appunto dirò alcune cose che Seriani poi ha ripetuto quando è venuto da noi al Pio Nono. Gli ho ricordato questo particolare, non ha avuto alcuna difficoltà a interconnettersi con i nostri ragazzi a livello telematico naturalmente e alla fine di questo nostro convegno, diciamo così, telematico abbiamo sentito anche la necessità di stampare il libro con le domande dei ragazzi che erano state naturalmente preparati dagli insegnanti con una buona, diciamo, un buon impegno e le risposte che lui aveva dato, risposte sempre improntate a grande competenza, grande, come dire, acribia filologica, ma non solo, grande capacità di trasmettere il messaggio non solo linguistico, ma soprattutto culturale di Dante ai ragazzi che erano veramente appassionati. Lo hanno appreso e devo dire che io, forse, con un po' di understanding, come si dice, misunderstanding, avevo un po' sottovalutato i ragazzi, mentre invece la loro partecipazione è stata entusiasta. Questo è merito proprio di una persona che era non solo un grande studioso, era una grande persona. Beh, lo stesso Ministero dell'Istruzione, ricordiamo che poche settimane fa, in occasione della presentazione della maturità del 2022, ha commissionato al professor Seriani un video, la produzione di un video nel quale spiegava un po' quali erano le dinamiche della maturità particolare che quest'anno è stata vissuta, con una seconda prova prodotta dalle commissioni, consigliava anche gli studenti su come preparare e prepararsi alla maturità appunto 2022. E leggiamo che Seriani ha scritto anche testi sulla grammatica italiana, sulla storia della lingua letteraria e sul linguaggio della medicina e della didattica dell'italiano. E tu prima hai fatto cenno, Mario, a un testo risalente, insomma, abbastanza recente, di poco più di un anno fa, su Dante. Ci spieghi, ci ricordi questa iniziativa? Prodotto insieme a Luca Seriani, e comunque avevate coinvolto il professore. Sì, abbiamo ritenuto opportuno, siccome quando facciamo questi incontri, come è successo con la Maraini, con Affinati, con Cottarelli, abbiamo l'abitudine poi di fare le dirette Facebook e abbiamo sbobinato, grazie ai professori, tutto il discorso che c'era stato e l'abbiamo pubblicato. Cioè, in poche parole, per noi della scuola è importante, chiaramente è importante la telematica, poi non parliamo dopo la didattica a distanza, ma è importante appunto invogliare i ragazzi a leggere e si legge soprattutto
soprattutto sui libri, sono i libri quelli che fanno la cultura dei nostri studenti, e devo dire che è stato veramente entusiasmante vedere come i ragazzi si siano appassionati sia nel preparare, perché chiaramente non è che facessero delle domande così ex abrupto di fronte a un linguista come lui, erano stati preparati dagli insegnanti, ma erano entrati nei particolari di Dante, sviscerandolo fino in fondo, cercando di capire, e lui dava delle spiegazioni che non solo erano complete, lo possiamo dire soprattutto noi come insegnanti, ma che erano appassionanti proprio, facevano capire come la lingua italiana si è evoluta nel corso di centinaia di anni e che ha avuto una stella brillante, appunto, che è Dante Alighieri. Quindi bellissima l'iniziativa del Dante D. Noi il libretto, non polemicamente, l'abbiamo voluto chiamare Dante Sempre, lui era d'accordissimo. Perché Dante Sempre? Perché Dante fa parte del patrimonio culturale di ogni italiano e deve stare sempre, diciamo, non dico sul vicino sul comodino per leggerlo la sera, sarebbe forse troppo sperare una cosa di questo tipo, ma deve diventare patrimonio di tutti. In più, grazie proprio e soprattutto alla sua gentile partecipazione, quando ad aprile quest'anno abbiamo organizzato l'11ª edizione del premio Romei, premio che indirizziamo da 11 anni alle persone che si sono distinte, non solo insegnanti, studenti, presidi, eccetera, ma soprattutto alle persone del mondo della cultura che si sono distinte per la loro partecipazione alla formazione degli studenti, abbiamo premiato Seriani, e devo dire che mi diceva, la data era stata prestabilita perché c'erano altre personalità importanti premiate, dice: guardi preside, io devo partire verso le 5:30, ho un appuntamento a Milano, però cercherò di essere con voi. Beh, è venuto puntualissimo alle 3, è stato fino alla fine, devo dire era una bellezza vedere questa persona anche minuta, che dava l'idea di fragilità dal punto di vista fisico, con questa enorme capacità non solo culturale ma soprattutto di trasmettere cultura. Non basta nella scuola, per quanto riguarda i nostri giovani, avere un patrimonio culturale nel proprio DNA formativo, bisogna saperlo trasmettere. Seriani è stata una di queste persone che è stato capace di farlo al massimo livello con qualsiasi tipo di bambino, di ragazzo, di studente. Bene Mario, per concludere, tu prima hai fatto cenno all'importanza di leggere sui libri di testo. Voi come ANP vi siete anche esposti a livello mediatico contro questo uso, utilizzo delle chat troppo, veramente, come dire, spavaldo e eccessivo, collegandolo al messaggio e alle norme, portata culturale che Seriani ha introdotto a livello universitario, accademico e anche scolastico. Qual è il messaggio che possiamo dare ai nostri lettori e soprattutto alle nuove generazioni? Perché è importante studiare sui libri e mantenere vivo il classico? Ma perché noi non siamo proibizionisti delle chat in generale, di internet, del web, sarebbe veramente rimanere proprio fuori dal proprio tempo. Diciamo semplicemente che sono uno strumento velocizzante, ma che in quanto tale che può essere pericoloso se diventa totalizzante. I nostri ragazzi devono imparare a leggere, la cultura che deriva dai libri è quella che ci permette poi di poter spaziare, come diceva Seriani, in qualsiasi territorio culturale. Poi fammi aggiungere, Alessandro, un particolare che condivido ogni tanto con diverse persone, penso anche con te come fervido insegnante di materie di questo tipo, cioè il gusto del poter avere sotto mano un libro, sfogliarlo, quando è uscito dalla tipografia sentire anche l'odore un po' dell'inchiostro, quando è usato, perché magari per risparmiare lo compriamo usato, andare a vedere le note che qualcuno ha messo prima di noi. Io sono in questo senso sono un bibliofilo appassionato, quando posso con pochi soldi sono riuscito a prendere anche alle aste delle piccole cinquecentine. Tenete conto, una cinquecentina può costare 100-120 euro, pensiamo quanto costa un paio di scarpe alla moda e quanto costa un telefonino. Allora dica ai ragazzi: beh, non comprate troppe cinquecentine, se no alle aste aumenta troppo il prezzo, io non posso più prenderlo. Però cominciate a sentire il gusto del libro, che è un fatto culturale, ma direi fatto persino sensoriale, aggiungo io. Bene, con questo accostamento alla stampa, che a questo punto possiamo dire non verrà soppressa, insomma non siamo noi a dirlo, ma
sono i fatti. Una ventina d'anni fa avevamo questo timore, però sappiamo bene, ecco, che l'Italia, gli italiani non sono un popolo di lettori, ma comunque rimane uno zoccolo duro sempre legato a questo elemento di comunicazione e di cultura. Io direi di lasciarci, Mario, una battuta per ricordare Seriani in 30 secondi. Quest'uomo cosa lascia? Lascia una miriade di libri, di testi, alcuni dei quali, al di là di quelli di tipo specialistico, sono abbordabili da ogni studente. Il lascito di persone come Seriani è un lascito imperituro, veramente, che rimane per sempre e che serve soprattutto ai nostri giovani per crescere e migliorare.